Io, Eleni, veniamo dalla scuola di Corcagnano a Parma, che si trova in Emilia-Romagna. Per l'Ascensione al Teatro, in rappresentanza della Regione Puglia, da Rottigliano Bari, i ragazzi della scuola media Manzoni presentano il progetto Tetralogia del Sogno. Quattro storie si intrecciano seguendo come filo conduttore il sogno. Esso appartiene alle nostre passioni. Incoraggia i ragazzi a non perdere mai il piacere sottile e prezioso di coltivare l'arte del sognare. E per usare le parole di Puck, nel sogno di una notte di mezz'estate. Siamo fatti anche noi della materia in cui sono fatti i sogni. Nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci portano indietro e si chiamano ricordi. Altre ci portano avanti e si chiamano sogni. Ma quando stavo per indicarmi lo che è esatto, mi sveglio.
Adesso non voglio niente, ma se lo troverai mi darai un decimo del tuo tesoro. Sì, va bene, ma che vuol dire sogno? No, non così. Prima giura, giura che mi darai un decimo del tuo tesoro in cambio di quanto ti do. Ah sì, certo, giuro che ti darò un decimo del mio tesoro. No, non così. Devi mettere la mano sul cuore e poi giuri. Giuro che avrai un decimo del mio tesoro. Questo è un sogno che appartiene al linguaggio del mondo. Posso perciò interpretarlo. Anche se l'interpretazione è molto, molto difficile. Ebbene tu dovrai andare fino alle piramidi d'Egitto. E là troverai un tesoro. E come arriverai in Egitto? Questo non posso saperlo. Io so solo come interpretarli i sogni. Non so proprio come trasformarli in realtà. E se non arriverò in Egitto? Io non verrò pagata. Su, adesso va, perché ti ho già dedicato fin troppo tempo. Sono stanco ed assetato, ragazzo. Mi daresti un po' di vino? Allora, Antonio va via, dove ci sono le barche, e dentro una barca si
mangiare poi era un problema. Pac trovò qualche melino, un poco d'uva, una pannocchia di grano turco e basta. Dopo 3 giorni, di fame e di freddo, Pac pensò che Lolita si era dimenticata di me e decise di tornare a casa. Devi essere bella adesso che siamo ritornati a casa. Tu sarai la più bella bambola del mondo. Eccoti qua finalmente! Cosa credevi che ti avessi dimenticata? Sono stata 3 giorni alla finestra per vedere se tornavi. Adesso che sei tornata, ridammi subito la bambola! No! Dammela subito, bucata! No! Dammi la bambola subito! No! Allora! Basta, fermatevi! Non è questo il modo di risolvere le cose. Qui ci vuole il modo giusto. Oh, qui ci vuole un vero processo con il suo bravo giudice. Stracci, vendolo, stracci, campero, stracci. Ecco l'uomo che ci vuole per far chiara la questione. Salve amici, salve! Io sono lo Straccivendolo e anche Spazzacamino. Io sono un cercatore, cerco nelle carbonaie la brace per il fuoco. Mi arrampico sui tetti per cercare quello che cade dal cielo nei camini. Vecchie latte e bottiglie, che subito vendo. Però, mi intendo anche un poco di legge. Ascoltando da fuori la vostra contesa mi son detto. Questa la risolvo io in modo perfetto. Però prima ho bisogno un momento di pensare. Voi intanto fate quello che volete. Ho pensato. Siete pronti anche voi per il processo? Sì, sì! Però qui ci vuole spazio. Si introducano le parti. La bambola. Bambine, di chi è questa bambola? Mia! 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 Riflettete, di chi è questa bambola? Mia! 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 Così non si può andare avanti. Ora sì che siamo a posto. Questa lite di piccoli, in realtà è un problema di grandi. Cerchiamo di vedere come lo spiegano. E le prove che è tua? Mostrami una fattura, una ricevuta. Mio padre ha comprata nuova e l'ha pagata 20.000 lire. Ho un testimone importante io. Fallo venire a deporre. Testimone? Testimone? Sì, io sono un testimone importante. Sono la portinaia di tutta la proprietà. Dichiaro solennemente che ho assistito alla nascita della bambola smarrita. Abbandonata, vuoi dire? Ho detto smarrita. Me la ricordo come se fosse ieri. Fu in autunno, il 4 novembre. Andava a consigliare, non so più che ha fatto. Alla graziosa Lolita. Quando sentite gridava. Guardai da una fessura aprendo la porta. Lolita si era appiccicata le dita. Mi avvicinai e vidi con i miei occhi che tirava fuori dalla cassa la bambola con le sue proprie mani. Così affermo e confermo e sono pronta a sottoscrivere con la mia stessa firma. E tu, cosa dici il tuo sottocuore? Dico che è mia. Stava per terra, l'avevano buttata là, tutta rotta. E allora io l'ho fatta vivere, l'ho curata con tutto il mio cuore. E se qualcuno adesso vuol farle del male, io lo picchio. Per questo dico al signor Straccivendolo che quella bambola è mia. Mi sa allora che per risolvere la questione non ci resta che fare la famosa prova del cerchio di gesso. Bambini, disegnate per terra un cerchio. Prendete la bambola e mettetela all'interno. Tu, Lolita, prendile un braccio e tu, Paca, prendile l'altro. La vera padrona della bambola avrà la forza di tirarla fuori dal cerchio. Pronti? Andrew, si sospende la prova. Non sono affatto d'accordo. Questa qua è abituata a pulire i pavimenti e da molta forza nelle braccia. Ma quella fa ginnastica, nuota e mangia carne e uova. Noi decidiamo che le parti abbiano entrambe forze uguali. Pronti? Cominciamo! Molto bene, signorina, molto bene. La classe vince sempre. Complimenti. Ma tu, Paga, non hai tirato per niente. Perché non ci metti un po' di forza? Va bene, che si ripeta la prova. Dovrei evitare, ma mi rimetto la giustizia. La giustizia sono io e faccio quello che voglio. Che si ripeta la prova. Pronti? Tirate! Molto bene, trionfo della forza. Il processo è finito. Mia Paga, mi dispiace. Io, Giuliano Straccivendolo patentato, dichiaro che la bambola appartiene alla sua legittima proprietaria Lolita, vincitrice della prova del cerchio di gesso. Processo è finito. Le mie congratulazioni, signor giudice. Non avevo dubbi sulla giustizia del nostro paese. Viva la giustizia! Viva la giustizia! E voi pensateci su se volete. Magari ci sarebbe un'altra soluzione, ma io non l'ho ancora trovata.
Straccivendolo, stracci! Palloncini colorati, rossi, verdi e ben gonfiati. E così si conclude la mia storia di oggi, quella della bambola abbandonata. Non vi convince? Per niente! Veramente neanche a me. Allora, rifacciamo il finale. Loretta, Paga, venite qua. Io, di palloncini patentata, giudice unico di questa strada, dico che la bambola non venga data a Lolita, che l'ha abbandonata, ma a Paga, che l'ha tanto amata. Bambola mia, dormi, dormi, amore, dormi, amore mio, dormi, dormi. Campanellino, questa signora vorrebbe che tu fossi la sua fata. Cosa ha detto?
cosa. Ha detto che sei una ragazza brutta e grossa e che lei è la mia fata. Campanellina, non puoi essere la mia fata perché tu sei una signora e io sono un signore. Cosa dice? Ha detto stupido asino. Non è molto ben educata. La chiamano Campanella Caldinaia perché tu sa le pentole e i picchi delle fate. Peter, dove vivi adesso? Con i ragazzi sperduti. Chi sono? Sono i bambini che cadono dalla carrozzina mentre la governante si distrae. E se non vengono reclamati entro 7 giorni, vengono spediti all'isola che non c'è. Io sono il capitano! Deve essere molto divertente. Sì, ma ci sentiamo piuttosto soli. Non abbiamo nessuna compagnia femminile. Nessuno di loro è una bambina? Oh no, le bambine sono troppo in gamba per cadere dalla carrozzina. Peter, il tuo modo di parlare delle ragazze è veramente delizioso. Gianni, ci disprezza assolutamente. Cattivo, qui non sei il capitano. In fondo, non sei scegliato. Peter, puoi baciarmi. Lo sapevo che avessi voluto indietro. Oh, cara, non volevo dire un bacio, volevo dire un vitale. Cos'è? Una cosa così. Adesso devo darti un vitale. Se vuoi. Cosa c'è? È come se qualcosa mi avesse tirato i capelli. Deve essere stata Campanellino. Non è mai stata così cattiva prima d'ora. Cosa ha detto? Ha detto che lo rifarà ogni volta che mi darà un vitale. Ma perché? Perché Campanellino? Ha detto di nuovo stupido asino. È molto impertinente. Peter, perché vieni vicino alla finestra della nostra stanza? Sai perché le donne mi costruiscono i nidi sui cornicioni delle case? Perché? Per ascoltare storie! Wendy, vostra madre vi stava raccontando una storia così bella. Quale storia era? Quella del principe che non riesce a trovare la signora con la scarpetta di cristallo. Era Cenerentola, Peter. L'ha trovata e da allora sono vissuti per sempre felici. Sono contento! Peter, dove vai? Addio agli altri ragazzi. Sono un mucchio di storie. Posso raccontare tante storie, ragazzi? Wendy, vieni con me. Voleremo! Volare! Tu sai volare! Wendy, vieni con me. Oh, cielo, non posso. Pensa alla mamma, che poi io non so volare. Ti insegno io. Come sarebbe bello volare. Ti insegnerò a spostare sulla schiena del vento e poi via. Wendy, al posto di stare nel tuo stupido letto, potresti venire con me e dire cose buffe alle stelle. Wendy, ci sono le sirene che hanno lunghe code. Tutti noi ti rispetteremo moltissimo. Certo che terribilmente affascinante. Insegnerai a volare anche a Gianni e a Michele? Se vuoi. Gianni, svegliati. Questo ragazzo ci insegnerà a volare. Davvero? Allora mi alzo. Michele, apri gli occhi. Questo ragazzo ci insegnerà a volare. Ecco, cane cattivo. Sono perfettamente al sicuro, no? I piccoli angeli stanno dormendo profondamente nei loro letti. Ascolta come respirano lievemente. Basta, Nana! Ti avverto, se vai ancora, andrò dritto a chiamare il padrone e la padrona alla festa e dirò loro di tornare a casa e vedrai se allora il padrone non ti frusta. Vieni via, cane cattivo! Ehi, sai davvero volare? Guarda! Quanto è carino! Oh, sono carino, sono carino! Come fai? Basta pensare a dolci e meravigliosi pensieri. E adesso ti solleveranno in aria. Sei così veloce. Non puoi farlo più lentamente per una volta. Ora ho capito, Wendy. Devo prima spargere la polvere patata su di voi. Adesso provate dei vostri letti. Sono volato! Splendido! Che forza! Mi piace! Guardatemi! Ehi, perché non andiamo fuori? Ci sono i pirati. Pirati! Andiamo subito! Andiamo su, ora! Scoppia la rabbia!
un buon ragazzo. Pensa, è un principe indiano. Che re, volevo come suo scudiero. Se non mi inganna la tua forma di tuo aspetto, tu sei quel birbante, maligno e beffardo che a me pura. Non sei di trucco di notte nei villaggi, spaventa le ragazze, impedisce la guida di levitare nelle porti e manda fuori strada i pellegrini? Hai indovinato! Sono io quel mattacchione che consiglio di notte a fare il buffone. Tengo allegro il mio re, quando mi il fritto di una bella puledrina per ammortire i cavalli. A volte mi rannicchio sul fondo del boccale di una vecchia comare e quando beve io le salto sulle labbra e tutta la birra le cola sul collo rugoso. La vecchia pettegola, quando racconta le sue storie, mi scambia per uno sgabello e io le scappo di sotto e lei cade gridando: ah, povero mio culo! Giuro di non aver visto nulla di più strano di te. Ora fatti da padre, vada, arrivo qui. Ed ora arriva anche la mia regina. Si incontreranno e si salvi chi può. Triste incontro al chiaro di luna, superba Titania. Oh, il geloso Oberon. Fate, andiamo via. Di costui ho rinnegato letto e compagnia. Fermati, squadrina. Non sono io il tuo re. Ed io dovrei essere la tua regina. So che sei qui soltanto perché la tua diletta amante Ippolita deve andare in sposa al duca Teseo e tu vuoi largire fortuna e gioia al rotalamo iniziale. Vergognati di aggiungere così alla mia amicizia per Ippolita. Io conosco la tua passione per Teseo. Queste sono fantasie di una mente gelosa. Dal principio dell'estate non ci siamo più incontrati su una collina o in una valle, dentro una foresta o su un prato, per danzare insieme al sibilo del vento, senza che tu turbassi i nostri giochi con queste tue lingue. Il mondo non riconosce più le stagioni e tutti questi mali nascono dai nostri conflitti. Sta a te, Titania, riconoscere le tue colpe. Perché devi contrastare il tuo sovrano? E che cosa ti chiedo io? Soltanto quel giovinetto che hai rapito per farne il tuo padre. Mettiti il cuore in pace. Non basta tutto il tuo regno per comprare quel ragazzo. Sua madre era mia devota. E spesso la sera sedevamo sulla spiaggia dorata a guardare le navi dei mercanti prendere il mare. Ma lì, mortale, morì dando alla luce quel bimbo. Per amor di lei, vuole levarlo e non separarne più. Quanto tempo intendi rimanere in questo bosco? Fin dopo le nozze di Teseo. Se tu avrai la cortesia di danzare con noi e assistere alle nostre feste, seguimi. Altrimenti evita la mia presenza ed io eviterò il più frequentato da te. Dammi quel fanciullo e io verrò con te. Nemmeno per tutto il tuo regno. Fate, andiamo. Va, corri le tue danze. Non uscirai da questa selva senza che io ti abbia castigata per lo sgarbo che mi hai fatto. Mio buon Bucca, avvicina. Eccomi, signore Dreone. Ricordi quella volta che, dall'alto dello scoglio, ascoltavo, rapito, la sirena portata sul dorso di un delfino. Sarà un canto così dolce e armonioso che perfino il mare selvaggio si sobbracato in ascolto. E quante stelle, ricordi? Vedevo balzare come impazzite dalle loro sfere per ascoltare la voce di quella sirena. Sì, sì, ricordo. E proprio in quell'attimo vidi volare tra la fredda luna e la terra Cupido armato d'arco. Egli liberò la sua freccia d'amore con tale impeto che proprio volesse trafiggere con quella centinaia di migliaia di cuori. E vidi anche dove era caduta la freccia del dio. Era caduta sopra un fiorellino che dal bianco latte si pinza al tratto per la freccia d'amore di color sanguinino. Le vergini lo chiamano fior del delirio, versando un po' di quel succo sul palpebre d'uomo o di donna. Chiuse dal sonno, lo farà innamorare falsamente della prima creativa che c'è. Baku, trovami quel fiore e torna qui nello spazio di tempo che la pallina è pieta per percorrere un miglio a lungo. In un quarto d'ora metterò una cintura alla pancia del mondo. Instillerò il succo di quel fiore sugli occhi di Titania addormentata. Cosicché, al risveglio, si innamorerà della prima creatura che vedrà. E spero che sia la più ripugnante di tutta la foresta. Hai trovato il fiore? Bravo. Ascolta, prendi un po' di questo succo e corri nel bosco. C'è una bella donna respinta da un insensibile cavaliere. Versa sugli occhi di lui un po' di quel succo. Ma che risveglio lo si trovi davanti a lui. Va tutto. Io me ne andrò verso quella bionda, coperta di timo, primo e due. Dove Titania fa riposare cullata dal profumo di fiore. E bagnerò le palpebre, sarà fatta la magia. Sire, non temete, farò quel che volete. Mi piacerebbe sapere se ti tieni a testa e chi per primo le apparve al suo risveglio,
per poi adesso di lire da Morfone. Ecco il mio messaggero. Ebbene, pazzo di uno spirito, qual è il programma dei festeggiamenti per stanotte in questo bosco? Ah, la mia padrona si è innamorata Dumbo! Mentre nell'ora del sonno, nel luogo del consacrato, un branco di straccioni, di rozzi artigiani che sudano per un tozzo di pane nelle botteghe d'Atene, si era riuniti a fare le prove di un dramma da dedicare al duca Teseo nel libro delle nozze. E il più balordo zuccone di quella banda di buoni a nulla si è infilato nel bosco. E allora io ho preso la palla al balzo e gli ho infilato sulla zucca una testa di asino. Ma i suoi compagni appena l'hanno visto, nel preciso istante in cui se lo sono squadrati, se la sono data a gamba. E Titania, ridestata, non so mai se innamorata. Ah, la cosa è riuscita meglio di quanto pensassi. Ma tu hai festeggiato le palpebre del giovane Atenese col filtro d'amore, come ti ho comandato. E l'ho trovato addormentato vicino alla bella Atenese, ma suoi effetti sicuramente non ha visto lei. Nasconditi, è l'uomo da Atene. La dama è lì, ma l'uomo non è lui. Perché scavare le nasi? Aspetta. Ma cosa hai fatto? Hai commesso un grosso errore. Hai stillato il filtro d'amore sulle ciglia di un innamorato fedele. Con questo tuo sbaglio, un amore vero si è certo tramutato in falso. E dunque così vuole il destino. Un solo uomo che serva, un altro milione di uomini tradisce. Va qui, corri per il bosco, più veloce del vento. E vedi di trovare Elena d'Atena. Cerca di portarla qui con qualche sortilegio. Tutto questo per colpa tua. E sempre ti sbagli. O forse, Briccone, tu lo fai apposta. No, credetemi, sire, fosse un errore. E non mi avete forse detto che potevo riconoscere il giovane dai suoi abiti ateniesi? Fu, rimetti subito le cose a posto. Ottene per la notte. Conduci quei furibondi rivali lontani l'uno dall'altro. Finché un sonno di piombo non pesi sulle rocce. Poi spremi il succo del fiore sulle palpebre di Lisandro. Così che, quando si risveglieranno, tutto questo scherzo farà loro solo un sogno. Io farò lo stesso con la mia dolce Titania. Ed essa sarà liberata dall'incantesimo. Sire, non temete, prima che il sole sorga, avrete il vostro volito. Se noi ombre vi abbiamo annoiato, caro il mio pubblico, ormai addormentato, credete sia un sogno o una visione? Tutta la nostra rappresentazione. Gli amori di dame e di cavalieri sono stati solo nei vostri pensieri. Beh, se di un applauso ci fate clemenza, vi libereremo della nostra presenza. Thank you.
Grazie e buon proseguimento a tutti. Grazie.